ed è quella della foresta radice la mia. È scritta da Italo Calvino, uno scrittore italiano di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Racconta una storia di guerra, di intrighi e d'amore. Come in molte fiabe c'è un re, una regina cattiva, ma c'è anche una principessa creativa. Re Clodovio scompare e qualcuno vuole rubargli il regno. Nel labirinto verde della foresta, nella prospettiva dell'altro, ciò che appaiono rami diventano radici. Ciò che sta sopra per uno, per l'altro appare sotto. Si entra in un mondo magico e fantasioso e tra i rami e le radici troviamo le molteplici strade della vita. Troviamo tante possibilità di scelta. Troviamo intoppi e guide. È un mondo dove l'alto e il basso si rovesciano, dove ci si perde per cercarsi. E si cerca un modo per ristabilire un ordine tra caos e razionalità, tra uomo e natura. La foresta radice labirinto è una storia complessa e affascinante. Aspira ad unire un bosco e una città con l'amore di due persone che vedono la vita da un luogo e una prospettiva diversa. Ci provano un modo diverso e creativo per costruire un mondo migliore.